Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Nuovo video, nuova caccia. Quindi, non perdiamo tempo, adesso iniziamo a cacciare delle cose un po' più interessanti, perché dovremmo andare verso il grado A adesso. Esatto, fango omicida. Circolano voci in tutta la Rosaria meridionale di una pozza di melma opalescente avvistata tra le brughiere e le paludi della regione. Sebbene a una certa distanza non sembri altro che una strana poltiglia, pare che qualsiasi uomo o bestia tanto avventato ad avvicinarsene venga accolto da una moltitudine di viscide mani pronte a trascinare la preda in una morsa letale. E se dovesse capitare a un bambino? Posizione, scogliera del grido di falco Rosaria. Ok, andiamo a vedere se troviamo del grido di falco. Ecco qua, scogliera del grido di falco. Quindi dovrebbe essere in questa zona, in teoria. Credo che sia forse qua. Vabbè, l'importante è che qua abbiamo un riferimento ben preciso questa volta. Quindi andiamo, esploriamo la zona e ci vediamo a scontro e ci vediamo prima dello scontro. Eccoci qui. L'abbiamo trovata. Principe Tortino. Oddio, questo mi ricorda tantissimo il principe Budino. Addirittura a livello 38. Ma ho preso lo stesso. Tra l'altro utilizza tutti gli elementi. Madonna, quanti danni. Ora capisco perché sono un po' più ostici da battere. Perché comunque hanno molti HP. Madonna mia. Addirittura mi ha spezzato la guardia. Provato.
Devo fare attenzione perché vedete fa un doppio arcano. Porca miseria, il primo game over. Il primo game over. E la fenice che mi fa tornare in vita. Ma dove mi ha preso? Io delle volte subisco dei danni che non capisco sinceramente. Ok, qua attenzione a full goga. Bisogna avere un po' di tempismo. Però non è facile. Facciamo attenzione. Qui la cosa brutta è che ti colpisce lo stesso. Però dovremmo avercela fatta. Yes. Ah, e dopo il primo KO. Madonna, 5.980 esperienza. Porca loca. Dopo il primo. Oh, massa gelatinosa, esatto. Questo mi serve per craftare gli altri. Adesso è morto.
Chissà cos'era. Gli altri, diciamo, gli altri cosi del cacciaguerra, là non mi ricordo. Ho gli equipaggiamenti praticamente. Questi qua, la cintura dell'ammazzadraghi. Ecco, ora posso creare anche i bracciali dell'ammazzadraghi perché ho l'ammasso gelatinoso. Detto ciò, ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Bye bye.